Cosa c'è di meglio di un bel videino di Xbox Rumors prima del Developer Direct di domani, che vi ricordo seguiremo insieme su Twitch alle ore 20:30 sul mio canale Rewalker Walker Official. Andate anche di là, mettete il follow, ci saremo io e tutta la mia fantastica community verde crociata. Non mancate, saremo sicuramente in tantissimi. Partiamo subito con il video di Xbox Rumors, ma prima, come sempre, iscrizione, like, campanellina, condivisioni, baci e abbracci anche a zia Peppina. Detto questo, non indugiamo oltre. Let's go! Benissimo people, partiamo immediata subito parlando di giochi e parliamo di quasi first party, ovvero parliamo di Scalebound. Ah sì, parliamo di Platinum Games e del loro titolo ideato, congegnato proprio per arrivare nella notte dei tempi su Xbox One. Ebbene, negli angoli più putridi dell'internet pare che Xbox e Platinum Games stiano tornando a parlarne di Scalebound per potenzialmente una ripresa del brand che era stato cancellato, cioè Scalebound è cancellato ad oggi come progetto dalla stessa Microsoft proprio diversi anni fa. Negli scorsi mesi abbiamo visto una sorta di tentativo di riavvicinamento da parte di Platinum Games proprio nei confronti di Xbox, del tipo ehi dai Phil, facciamolo insieme, eccetera eccetera, bla bla bla, riprendiamo il nostro lavoro tanto amato. Però oggi come oggi direi che è veramente molto improbabile, non solo per la tipologia di prodotto ma anche perché è un prodotto estremamente pericoloso ora per Microsoft, riprendere un brand cancellato dalla stessa Microsoft e fallire potenzialmente sarebbe una macchia indelebile sul curriculum della casa di Redmond. Quindi, Filippo, lascia stare, torna a investire da altre parti, per cortesia. Un rumor veloce veloce su Avowed, il titolo di Obsidian Gaming potrebbe essere giocabile quasi interamente o addirittura nella sua interezza in cooperativa. Questo rumor esce dalla bocca di Angry Centaur Gaming, un canale YouTube noto per le sue recensioni videoludiche, il quale conferma di averlo sentito diverse volte questo rumor, che i rumor si facciano sempre più insistenti su questa feature quantomeno insolita per i giochi di ruolo più occidentali, non votati a un aspetto più MMO, chiaramente. Quindi stiamo a vedere, il rumore è estremamente intrigante perché è un RPG sullo stile Skyrim fatto da Obsidian Entertainment e non da Bethesda con la cooperativa, secondo me sarebbe una figata incredibile, ma comunque sempre di rumor si tratta, staremo a vedere più avanti. Altri rumor su altri first party? Quanti ne volete ce ne ho questa volta? Parliamo di Hi-Fi Rush, il titolo di Tango Gameworks che dovrebbe essere in sviluppo in questo momento, un titolo minore, un brawler, fra virgolette, l'unica cosa che si sa è questo, oltre al nome, che dovrebbe presumibilmente arrivare a breve, stando a quanto dice il nostro amico Gezzo Cordeno, che in questo momento si è trasformato un po' in The Snitch, un altro leaker e rumoreggiatore dell'internet che ora lavora sotto Insider Gaming, un altro sito specializzato in rumor e leaks. Oltre a questa immagine però al tweet di Jez Corden non c'è assolutamente nient'altro, però effettivamente in termini di showcase e del developer direct il buon Gezzo ci ha preso e ci ha visto lungo, quindi che sappia qualcosa inerente a questo titolo non è da escludersi. Sempre di insider e sempre di first party, parliamo anche di Gears, perché un altro insider, Shapeshall Nick, uno delle menti, dei capi di Xbox era, ha mostrato all'interno di uno dei suoi podcast una schermata con al suo interno il logo di Gears 6 e addirittura della Marcus Fenix Collection, la remastered, insomma la compilation di tutti gli altri vecchi Gears, il 2, il 3 e il 4, del quale si vociferava diverso tempo fa. A quanto pare questa immagine non è frutto di nessuno, ovviamente, all'interno di The Coalition. Chi ha passato questo screenshot direttamente a Shapeshall Nick non sa nemmeno lui da dove l'abbia preso, quindi potrebbe essere anche una cosa fatta in 5 minuti e postata così alla viva al parroco. Staremo a vedere se effettivamente sarà vero. I rumor sono insistenti, potrebbe esserci qualcosa nel futuro, però questo è tutto ciò che sappiamo, purtroppo. Io aspetto la roba di Gears, però vabbè. Continuiamo parlando di titoli che a quanto pare dovrebbero uscire nel 2023, parliamo un attimo di Ubisoft. Ed effettivamente in un report di Insider Gaming c'è un lunghissimo elenco di titoli che dovrebbero uscire quest'anno. Sì,
Io non so come faranno, visto che hanno lasciato a casa un sacco di persone, la gente stia scioperando, ci sia praticamente la rivolta presso Ubisoft. Vabbè, comunque i titoli che dovrebbero uscire sono questi qua. È un sacco di roba. È vero che Ubisoft ha 1 miliardo di studi sparpagliati in tutto il mondo, però io la vedo durissima a buttare fuori così tanti titoli nell'arco di 12 mesi. Poi alcuni sono rinviati a data da destinarsi, tipo Skull & Bones è stato rinviato, ma chissà quando uscirà. Quindi, ma io ho davvero moltissime perplessità. In qualsiasi caso, come sempre, hashtag niente pre-order. Prima di parlare di Halo Infinite e di ciò che stia avvenendo in 343 Industries in questo momento, parliamo di Redfall e parliamo anche un po' di Starfield. Di Starfield abbiamo visto un paio di pubblicità, sia sulle scatole, l'avevo già detto nel video di domenica, adesso ne è arrivata un'altra con il linguaggio in inglese, ma soprattutto una pubblicità all'interno di una catena di videogiochi che sponsorizzava proprio Day One with Game Pass. Quindi può essere che all'interno di questo trailer pubblicitario ci sia la mano di Microsoft. Non penso che si siano presi la briga di sponsorizzare qualcosa del quale non sappia niente nessuno. Staremo a vedere anche per Starfield. Per quanto riguarda Redfall, invece, continuano i rumori insistenti che vogliono l'uscita del titolo vampiresco il giorno 2 maggio. Ormai sti rumor si accatastano modello proprio legna d'inverno, quindi ce ne sono a bizzeffe. Io mi aspetto che nel Developer Direct di domani, insomma, la data venga così palesata e che sia il 2 maggio, cosa che mi suonerebbe un po' strana, perché poi Starfield dovrebbe uscire a giugno per mantenere le promesse di Todd Howard, che disse Starfield uscirà dopo Redfall. Boh, aspettiamo domani. Concludiamo questo episodio di Xbox Rumors parlando di 343 Industries e quindi di Halo. Sì, nell'ultima settimana ci sono stati diversi avvicendamenti, sono stati tagliati un sacco di sviluppatori proprio all'interno della casa che ha creato Halo Infinite e effettivamente lo scenario ha incominciato a ingrigirsi, non che fosse molto roseo prima, però insomma dopo la ripresa dovuta all'abbandono di Bonnie Ross e di parte dello staff ci saremmo aspettati una spinta, uno slancio, cosa invece è stroncata da una serie di licenziamenti anche importanti all'interno dello staff. Il rumor sta che in effetti alcuni insider abbiano riportato diversi particolari preoccupanti, se vogliamo, da un certo punto di vista, e incoraggianti tuttavia anche dall'altro. Per quanto riguarda lo sviluppo del comparto multiplayer, hanno assicurato appunto questi insider che ci siano diverse realtà come Skybox Lab piuttosto che Certain Affinity per la realizzazione di contenuti per quanto riguarda l'ambito del multiplayer, mentre per tutto ciò che riguarda il single player effettivamente arriva una nota dolente, ovvero la cancellazione del presunto DLC del nome The Endless, che avrebbe dovuto estendere la campagna normale, tradizionale di Halo Infinite. Quindi non ci saranno più dei contenuti in PvE per quanto riguarda proprio la storia di Halo Infinite, e ci sarà comunque un servizio dedicato come Game as a Service con dei contenuti aggiuntivi più tutto il comparto multiplayer che resterà in piedi. I rumors dei tagli al personale si vociferano siano di 130 dipendenti, quindi un taglio particolarmente corposo che graverà sicuramente tantissimo sullo sviluppo dei contenuti da qui andando in avanti, tanto appunto che siano stati scelti altri studi di sviluppo per portare altri contenuti. Questa modalità, se vogliamo, potrebbe sposarsi in futuro con l'immortalità del franchise di Halo e meno sempre contenuti prodotti all'interno da Microsoft e da 343, che avrebbe solo un ruolo, stando a questi report, di supervisore dei contenuti che arrivano dagli studi esterni. Io non so se effettivamente questo sia un bene e sia un male, dipende poi chi svilupperà questi contenuti, come verranno sviluppati, come verranno controllati a livello di qualità interna da Microsoft. E questo pone un grandissimo interrogativo sull'esistenza di 343 Industries, che ora rivestirebbe solo il controllo qualità, ecco, ma di ambito produttivo ce n'è davvero pochissimo. Vista la quantità mostruosa di rumor che ha invaso internet e che ha colpito poi le persone presso 343 Industries, ci pensa Pierre Hintz, il capo di 343, il capo attuale di 343 Industries, che ha rincuorato i fan dicendo che Halo sarà qui e ci rimarrà qui
è here to stay, quindi non abbandonerà la scena, sicuramente tornerà a far parlare di sé con altri contenuti, sia da un punto di vista del multiplayer, sia dal punto di vista delle epiche storie che hanno reso celebre proprio Master Chief. Non ci sono date, non ci sono indiscrezioni, insomma è più una dichiarazione di non molleremo, continuerà il brand di Halo, perché appunto vari rumor di questo calibro hanno fatto pensare a ben più di un utente che Halo potesse arrivare al capolinea. Io vedo possibili ovviamente dei reinvestimenti per quanto riguarda Halo su altri franchise, quindi usarlo come uno spin-off, come una vera e propria mascotte, almeno nell'immediato, visto che con un abbandono così corposo di Forza Lavoro presso Tier 4 3 possiamo solo presagire che il prossimo capitolo del single player, chiaramente della campagna, sarà molto molto più in là. Comunque sia, vi ricordo che domani sera, quindi in live per il Developer Direct, ci sarò anch'io sul mio canale di Twitch, ovviamente, quindi su Walker Official. Venite a trovarmi, la live partirà alle 20:30, saremo io più tutta la mia fantastica community a seguirla proprio in diretta su Twitch. Non mancate, ovviamente iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, seguite di là con il follow, fate tutto, baci, abbracci floreali, saluti alla zia Peppina, non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers e alla prossima!